spaghetti, insalatina, la tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a te però. E siamo al 7 maggio, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ai nostri social spettatori, in particolare tutti coloro che ormai sono riusciti a far diventare una buona abitudine questo caffè, hanno scoperto che insieme al caffè serviamo tanta energia che deriva dai nostri ospiti. L'idea che ogni giorno, la promessa sottile che vi faccio, è di farvi conoscere davvero delle belle storie da cui imparare qualcosa, portare a casa un punto di vista, una soluzione che la persona che intervisto magari ha trovato per la sua vita, quello che gli ha consentito di fare quel lavoro che magari era esattamente il lavoro che aveva sempre sognato di fare, non senza sacrifici dai quali evidentemente si è imparato tanto. Ogni giorno una storia, stiamo parlando con professionisti del mondo della tecnologia, del mondo dell'impresa, del mondo della finanza, e non potevamo non andare ad occuparci anche del mondo dell'arte. E partiamo da un mio caro amico che è un grande artista italiano, che abbiamo premiato anche al Galà delle Eccellenze Italiane, è collegato dalla Calabria, dal suo paese, che non ha mai lasciato, pur avendo girato come artista il mondo e avendo esposto in tutto il mondo, parlato davanti a pubblici di tutto il mondo. Beh, lui la sua terra non l'ha mai lasciata, e quindi lo salutiamo in collegamento dalla Calabria con noi, il maestro Cesare Berlingeri. Benvenuto Cesare. Ciao Piero. Ciao, ciao, ciao. Intanto, ecco, com'è stato questo periodo per un artista stare al chiuso? Cosa è? Questo periodo è stato di grandi riflessioni, di grande pazienza e di grande accettazione, perché non potevi fare altro. Bene. Ne hai approfittato per leggere? Cosa hai fatto? Ma ho letto molto, ho messo a posto i miei disegni, li ho catalogati, li ho rifirmati. Insomma, ho fatto un lavoro che non avrei mai fatto se non ero costretto a fare. Parleremo di tante cose belle legate all'arte, ad esempio del rapporto tra artisti e donne, quelle che sono state le loro muse. Parleremo di arte e virtualità, ma è proprio vero che si può fruire dell'arte in modalità virtuale? Glielo chiederemo ad un artista e ci spiegherà il suo punto di vista. Insomma, tanti spunti che certamente porteranno riflessioni. Fate delle domande non appena avrete modo di conoscere meglio anche quello che è il percorso di Cesare Berlingeri. Io vi faccio vedere un suo momento pubblico al Galà delle Eccellenze Italiane, quando lo abbiamo premiato come eccellenza, e c'è stato un momento in cui ho fatto una domanda e la risposta è davvero potente, bella, e ve la voglio riproporre. Vi faccio vedere questo momento in cui abbiamo premiato Cesare a Roma. Vediamo questo pezzetto di video e poi entriamo nel vivo. L'arte è creare come un dio, comandare come un re e lavorare come uno schiavo. Credo che l'eccellenza debba parlarti. I quadri sono silenziosi, ma ti parlano, con una voce interiore che ti risuona dentro, se sei capace di ascoltarla. Cesare Berlingeri. Grazie Cesare per questo capovolgimento di qualche convinzione che abbiamo. Ti premia Rocco Guglielmo ed è solo l'inizio. Credo nei prossimi anni avremo tanti altri punti di vista. Foto di rito, grazie davvero, e grazie a Cesare per questo contributo davvero straordinario e di nuovo diverso. Grazie ancora. Ecco, questo era il Galà delle Eccellenze Italiane con cui abbiamo iniziato questo percorso nel mondo dell'arte, e Cesare è stato il nostro primo premiato, poi ogni anno altri artisti. E davvero momenti belli, momenti in cui ci si incontra. Ecco, l'artista, ti chiedo, prima di parlare di caffè, come vive le relazioni e quanto vive di relazioni? Cesare, ma sai, oggi come oggi l'artista vive di molte relazioni, non potrebbe farne a meno. Ieri non gliene fregava nulla, l'artista se ne stava nel suo studio, dipingeva le sue follie, le sue ossessioni, i suoi sogni. Oggi non è più così, oggi l'artista vive nel mondo, insieme al mondo e per il mondo. Cioè l'artista deve essere presente con il suo lavoro
con la sua dignità di essere un artista. Perché oggi è cambiato tutto, oggi funziona solo il sistema dell'arte, e il sistema è l'antisistema dell'arte, perché il sistema pieno è quella cosa che ha un pochino ucciso l'arte, l'ha messa un po' da parte, perché il sistema è fatto di economie, di pubblicità, di queste cose qua, mentre una volta l'artista dipingeva per dipingere, perché era un'esigenza propria, un suo bisogno. Oggi non potrebbe essere così, perché il mondo ha bisogno di vederti, ha bisogno di massificare tutto, di omologare tutto, e secondo me questo non è un bene. Senti, e invece il prodotto dell'artista vive nel suo tempo, dialoga col suo tempo o nasce fuori dal tempo? No, io non penso che nasca fuori dal tempo. Io penso che il solo fatto di vivere in questo tempo, sei nel tuo tempo. Cioè, io non penso che Raffaello, Giotto, Michelangelo vivessero un altro tempo, vivono il loro tempo. Gli artisti fanno le epoche, la letteratura, la musica, il teatro, gli affreschi, fanno il tempo, fanno l'epoca. Sono gli artisti a fare l'epoca. Bellissimo. Imprenditori, mettiamo una caterva di cose che si uniscono per costruire un'epoca. Bene, adesso ti faccio vedere. Dimmi. Non metto fuori tempo, capisci? Sì, perfetto, assolutamente sì. Era... Io in un'altra intervista ad una rivista che mi domandava un pochino che cos'è il tempo per te, tu sei nel tempo. Io ho detto che per me il tempo è quello dell'istante, non c'è un altro tempo, né ieri né oggi. Bellissimo, e già ecco questa affermazione davvero è centrale, tipica della sensibilità d'artista. Ti faccio vedere una forma d'arte, se vuoi, diversa, una clip, perché tu sai che amo intervistare i miei ospiti anche sul loro rapporto col caffè, e quindi voglio chiederti il tuo rapporto col caffè. E però prima di arrivare a questa domanda ti faccio vedere una scena tratta da un film importante di qualche tempo fa, dove il caffè sta un po' al centro, ma insomma il contorno non è mica da poco. Vediamo. Rinuncerei, tranne che una tazzina di caffè presa tranquillamente fuori dal balcone. ma un caffè come lo faccio io, si intende? Con questa macchinetta, se ne possono fare due tazze, però se ne possono ricavare pure tre, nel caso ci sta la terza persona. Io il caffè me lo tosto da me, pure voi? Fate bene, perché la cosa più difficile è indovinare il punto giusto di cottura. Il colore a manto di Monaco. L'acqua poi deve bollire per lo meno 4 minuti. È un piccolo segreto, piccolo ma importante. Poi prima di colarla nella parte interna della capsula bucherellata, bisogna cospargere il fondo così, mezzo cucchiaino di polvere fresca appena macinata, in modo che nel momento della colata l'acqua bollente già si aromatizza per conto suo. Oh, ancora un altro consiglio. Mentre sta passando, questo coppettiello di carta, perché il fumo denso del primo caffè che scorre, che poi è il più carico, non si disperde. Che sto coppettiello pare niente, eppure c'ha la sua funzione, perché io lo metto sul becco, ecco. E sul beccuccio, chiaro? Signori, sono scapolo e posizionato. Modestamente
alla figlia dell'amore. Sì, canto. Tenore al San Carlo di Napoli, ah. Sia pure nel coro, naturalmente. Salario fisso, salute ottima, denti sani, tengo 37 anni e sentimenti eletti. La presenza, la vedete. Signori. Eccoci. Una Sophia Loren incredibile davvero in questo film, un'opera d'arte direi già lei. Ne nascono ancora di donne così secondo te, Cesare? Ma io spero di sì. Comunque lei era un'opera d'arte della natura, non c'entra nulla con le opere d'arte fatte dagli artisti. E però gli artisti... Vai, gli artisti... No, dico, gli artisti con le donne hanno sempre avuto un rapporto particolare, c'è sempre stata una musa per un artista, no? Sì, se tu pensi che Picasso, le muse che lo ispirarono erano le sue donne, che erano 7-8 ufficiali, quelli che noi conosciamo. Grande bellezza, lui era un uomo terribile, un uomo cattivo anche con le donne, tanto che lui ha detto una volta a questa signorina, François Guinot, che per noi le donne sono Odin o Zerbini, per cui pensa già che bel concetto che avevano, Odin da deificare o Zerbini da mettere sotto i piedi, ma soprattutto per lui sono stati Zerbine. Dalla prima moglie, Olga Koklova, una russa bellissima, una ballerina conosciuta a Roma, che poi lui sposò, lei è impazzita, perché subito dopo si mise con François Guinot, ma prima ancora di François Guinot si era messo con una fotografa che era Dora Maar. Dora Maar, che c'è una sequenza bellissima di mentre Picasso dipinge Guernica, Dora, che era una grande fotografa, ha fotografato questa sequenza della pittura. Era un uomo incredibile, vedi questo quadro che forse è il primo quadro che ha sconvolto la visione della natura di un corpo umano, che è questo, le Damosel d'Avignone del 1907. Fernando Olivier, che è una donna bellissima che stava con lui, posò per questo quadro. E sappi che l'orribile di questo quadro, perché è orripilante, i corpi non sono così, no? Così può essere solo una pittura, un'idea che è nella testa. Pensa che lui l'ha scoperto vedendo per caso il museo del Trocadero, dove ha visto le opere e le sculture negre o africane, e lei ebbe un colpo nello stomaco e lì capì che l'arte non è estetica, l'arte è magica, e nasce questo quadro meraviglioso, meraviglioso per la storia dell'arte. Poi se lo fai vedere a qualcuno che di arte non si interessa, dice: ma che è quello scorpio lì? Senza il rapporto del Novecento. A parte Picasso, il rapporto degli artisti con le donne, insomma, è sempre stato importante. Sono tante anche le figure femminili che hanno fatto la storia dell'arte nei tempi, no? Sì. Ti viene in mente qualcos'altro di importante? Qualche... Modigliani, Cociani. Modigliani è stato una persona meravigliosa con la sua donna. Non ti vorrei, da buon toscano era un uomo molto romantico, tanto che la sua donna si uccise giorni dopo la sua morte. Incredibile. Ma questo accade anche l'ultima donna di Picasso, Jacqueline Roux, si uccise, si sparò dopo la morte di Picasso. Si vede che sono uomini che lasciano talmente un segno che non si può fare a meno di stare con loro. E questa è una bella visione, davvero, una bella visione, che è una cartina al tornasole. Certo, il valore degli uomini, anche dei gesti che gli uomini sanno fare, è dato anche da questo. Stiamo vivendo un momento... Ti volevo dire, mentre per loro l'ispirazione, la donna,
Sì, io ho un grande rapporto con la mia donna, tu la conosci, lo sai, ma è un rapporto che c'è, capisci? Non ha bisogno, lei mi ispira per altre cose. Le mie ispirazioni sono le notti stellate, il colore dei fiori. Sì, è andato via tutto. No, stiamo sentendo bene però, stiamo sentendo bene. Ti Attuale. stiamo vedendo, sì, ti stiamo vedendo e ti stiamo sentendo bene, vai. C'è solo l'intensità dei colori che mi circondano. Questa per me è l'ispirazione, il blu del mare, il blu del cielo, il rosso di un fiore, il giallo del sole. Sono più ispirato per le cose che mi circondano, che mi avviluppano come, vabbè, io avviluppo già le cose per i fatti miei, ma che mi avviluppano come la nebbia. Cioè io vivo in mezzo alla natura. Bellissimo, io credo per i nostri social spettatori, ne sono convinto quando vi dico che le storie insegnano, ecco, sentire parlare oggi un artista vero, vi può far capire la cifra vera dell'artista e magari capire e comprendere meglio anche l'arte, no? In senso lato, perché in qualche modo le due cose si parlano. A proposito di immagini particolari, anche di questo momento che stiamo vivendo, mi ha colpito in questo periodo, è tornato alla ribalta, questa immagine che ti faccio vedere di un uomo nudo dalle membra nodose seduto su un letto. C'è in questo quadro, ecco, lo stiamo vedendo, una donna accovacciata accanto ad un bambino, e questo è l'ultimo dipinto, come ben sai, Chiaro Cesare di Egon Schiele, si chiama. Il suo ritratto è la donna e sua moglie, morta di spagnola in quel periodo lì, incinta, non ha avuto il bambino. Se guardi questo dipinto, lui era un pittore incredibile, eccezionale, pittore, non lo so. Pittore che dipingeva il corpo umano in una maniera con delle tensioni vere, una cosa incredibile. Il bambino che è in mezzo alle gambe della donna è un fantasma. Guarda il viso del bambino, è bianco, è un Sì, fantasma. è Ma vero. infatti il bambino non c'era. Lui questo dipinto l'ha fatto prima che il bambino nascesse, perché il bambino non è mai nato. Ma in ogni caso, questo ti fa capire quanto, non solamente il dolore, quanto l'eccezionalità della vita faceva presa su artisti come Gauguin, come Van Gogh, come Cocosa, come Klimt, mentre io ho una visione completamente diversa dell'arte. Cioè, la mia visione è più sinfonica, più leggiadra, se vuoi, più verso una spiritualità e non una violenza da far capire agli uomini il dramma che ti è successo. Vedi, uno dei più grandi artisti del Novecento è stato Matisse. E Matisse ha dipinto sempre le cose bellissime. Lui diceva sempre: ma che gliene può fregare di meno la gente delle mie cambiali, dei miei tormenti, della mia malattia? Io voglio che quando la gente guardi un dipinto, voli insieme al dipinto, sia come il mio dipinto, opaco e riflessivo. Mentre ci sono artisti che hanno un rapporto, ecco cos'è bellezza, tre colori, un verde, un blu e un rosa. E ha fatto uno dei più bei quadri del Novecento. No, per dirti quanto è importante un uomo come Schiele, ma sai, adesso, 20 anni fa, uno dei grandi artisti mondiali, che era Francis Bacon, dipingeva il dolore, i corpi tumefatti, corpi pieni di eroina, di droga, di una macelleria. Lui inizia a dipingere
quarti di vitello che venivano appesi nelle macellerie di Londra. Lui passeggiava e restava colpito, e da lì nasce una grande crocifissione. Ecco, quello è un quarto di bue, però diventa una crocifissione. Sono artisti che hanno una vita, direi, ossessiva, terribile, terribile con il mondo, con se stessi, si puniscono continuamente. Mentre se guardi un artista come Paul Klee, è un poeta, cioè un fanciullo che dipinge. Mio nipote, Flavio, ha Sì. fatto dei disegni che sembrano quelli di Paul Klee. Quindi forse c'era ragione Leopardi quando diceva, nello Zibaldone scriveva, per gli adulti il tutto è nulla, per i bambini il nulla è tutto. Bellissimo davvero, se ecco, i bambini riescono ad avere questa attenzione verso l'arte di questo tipo, come già sta facendo anche per le buone contaminazioni tuo nipote, beh, è un bel messaggio anche per il futuro di questo paese. I bambini hanno un mondo dentro, questo mondo incominciamo a rovinarglielo quando vanno a scuola. Sai, Umberto Eco diceva: io per fortuna ho letto i Promessi Sposi prima di andare al liceo, perché capisco, i Promessi Sposi era il libro più odiato dai miei compagni, Verissimo. perché il professore ce lo imponeva in un certo modo, per cui ci sono delle cose che ti devono avvicinare con la freschezza della tua testa. Cioè, quando guardi il cielo, un tramonto, una cosa bellissima, un fulmine sul cielo, non c'è qualcuno che te lo spiega. Resti affascinato da quello. Per me, un bambino che si pone di fronte a un foglio bianco di carta e incomincia a segnare, sta segnando il mondo. Il mondo non è come lo vediamo noi, forse è come lo vede lui. Io sono felice che oggi abbiamo, ecco, un artista a portare il suo contributo, il suo modo speciale di parlare, perché va tutte le tecniche di cui abbiamo parlato in questi giorni importanti, il marketing, il franchising, l'economia, ecco, tutto questo mondo del lavoro che pure è importante se non avesse poi la possibilità di tanto in tanto di cibarsi magari a sua volta d'arte, non sarebbe lo stesso, soprattutto in un paese come l'Italia. E vedo che state già gradendo, state crescendo di numero. Saluto Sergio, saluto Sabrina, saluto Anna Maria e Sonia. Anna Maria Urso dice ad esempio: buon caffè, parlare di arte, che meraviglia! Cesare Berlingeri, un artista eccellente. Poi invece Sonia Terenzi: vero, l'arte dovrebbe tendere alla bellezza. Lo fa già Cesare, lo fa sempre questo tendere alla bellezza, l'arte, o qualche volta no? Guarda, io non lo so se il mio lavoro tende alla bellezza o meno, però quando faccio un lavoro e poi lo finisco, forse per deformazione stupida, dico, però bello. Per cui dire bello non è peccato. È bello anche Francis Bacon. Perché è incredibile, perché è vero, perché il vero diventa bello. Quindi non è una bellezza precostituita, fatta per la bellezza. Io non so come si fa la bellezza, non so se faccio le cose belle o meno, so che faccio delle cose. La natura, quando fa un fiore, non sa se lo fa bello o meno, fa un fiore e basta. Bellissimo, bellissimo questo punto di vista.
grandi riflessioni insieme a Cesare Berlingeri. Fra un po' potete fare delle domande, quelle che vi vengono in mente, perché sono certo che un artista è una bella provocazione anche per la mente di ognuno di noi. E ecco, rispetto a questa cosa, mi ricordo fu una delle prime domande che ti feci quando ti incontrai, perché sei stato il primo artista che ho intervistato nella mia vita e mi hai aperto il mondo. Ma maestro, cosa dobbiamo sapere per capire la tua arte o per capire l'arte? Dobbiamo essere laureati? Dobbiamo essere andati in un museo in particolare? Insomma, cosa dobbiamo, come dobbiamo, che preparazione dobbiamo avere per arrivare davanti a un'opera come la tua? Ci sei, Cesare? L'hai sentita? Ci sono, io non mi ricordo quello che ti ho detto. No, ma te lo richiedo di nuovo, cioè è una provocazione, bisogna, cioè per capire l'arte, insomma, perché c'è ancora questo pregiudizio, bisogna essere laureati, bisogna aver girato il mondo. Sì, scusami. No, Piero, non è così, non bisogna essere laureati. Vedi, nell'arte antica, l'arte era talmente evidente con la natura che non c'era bisogno di spiegazioni. Io dico, guai a quell'arte che ha bisogno di essere spiegata, perché non funziona. E che ci hanno fatto capire che l'arte si guarda in una certa maniera, invece non è vero niente. Bisogna porsi di fronte all'arte con innocenza, no? Con la sua verità. Una cosa la vedi per la prima, sei una delle cose più idiote di questo mondo quando l'ignoranza ti fa dire io non capisco. Che cosa vuol dire? Non vuol dire nulla, perché ti sei posto mai di fronte al sole, alle stelle per dire io non capisco, ma che cosa sono quei punti luminosi sul cielo? Ma che cazzo significa, scusa, una cosa così? Significa nulla, tu sei estasiato dall'universo. Secondo me, quando Giotto fece la cappella degli Scrovegni a Padova, certo che si è domandato, perché lui ha fatto il racconto della Genesi in 36 pannelli e doveva raccontare, è il primo film, il primo storybook fatto da un uomo, il primo fumetto fatto da un uomo, perché doveva raccontare una storia. Oggi non devi raccontare una storia, ma guarda la bellezza, poi la bellezza cos'è? È questo cielo blu immenso, infinito, no? Non sono solo i quadri messi alle pareti che sono degli affreschi incredibili, ma per dirti che la prima cosa quando entrai alla Cappella degli Scrovegni, ti parlo di 40 anni fa, quello che mi affascinò fu questo cielo blu. Ma poi guardando intorno capì una cosa importantissima. Vedi, nel giudizio universale c'è Gesù Cristo in mezzo a quella corona di luce? Beh, quella corona di luce sembra fatta da un neono. E sai perché? Perché sono dei pixel, disegnati. Cioè quest'uomo nel 200 ha dipinto dei pixel che da un rosso scuro ti arriva al giallo limone, che è quello che ti dà la luce, ti dà una cosa come se ci fosse un neon. Ma tu pensa alla grandezza, la bellezza. Sai, un uomo, se è grande, non c'è niente da fare, la qualità non è acqua. E questa era una grande qualità. Fantastico. Però, ti voglio, però lui nel cielo forse ha espresso l'infinito, mentre nei quadri è un grande racconto fatto da un grande artista, con un grande scenografo, un grande sceneggiatore, grande tutto, insomma, capito? Cioè il termine del tempo. Arrivano delle domande per te e intanto Domenico Cafarchia. Per Cesare, quali sono i colori che per lui rappresentano questo periodo storico della nostra società e quali lui metterebbe assieme per rappresentare proprio delle cose bellissime e importanti? Sai, queste grandi catastrofi, le pandemie, le guerre,
Nel dopoguerra hanno fatto dei miracoli. Dopo la Spagnola ci sono stati i Balla, i De Pero, i Boccioni, gente coloratissima. Dopo la guerra, la terza guerra mondiale, ci sono stati i Burri, i De, che hanno interpretato quel mondo attraverso la loro opera. Ma no, l'opera è bellissima. Se tu la guardi è piena di speranza, è piena di cose infinite. Sai qual è il grande problema, Piero? È il finito il grande problema. È il finito che non ti fa vedere l'infinito. I tagli di Fontana che tu mi stai facendo vedere vanno al di là, sono un segno di luce. E sai che nella cultura o filosofia orientale il segno di luce, cioè il segno inesistente come materia, è il segno Zen. Fontana, quando l'ha fatto, lo ha capito, sono sprofondato nello spazio. Forse non conosceva la filosofia orientale, però aveva capito che andando oltre quello spazio trovava l'infinito, perché il muro non ti fa vedere l'infinito che sta dietro. Se tu lo tagli, ti fa vedere l'infinito. Per cui per me i colori, io personalmente ne uso pochissimi. E usi i principali, perché amo che il suono del colore sia purissimo. Non mi piace il colore diluito, anacquato. Cioè, se un rosso mi piace che sia un rosso. Un rosa non mi garba molto. Lo sento un pochino debole. Ecco, se io dovessi fare un rosa, c'era un artista che è morto pochi anni fa, Ettore Spalletti. Faceva dei monocromi rosa e azzurri di una bellezza tale da... Ecco, l'ultimo artista che poteva utilizzare rosa era Spalletti, perché Spalletti lo usava come Caravaggio, Raffaello usava il rosa carnicino. Senti, ma questa grande cultura e questo grande passato riesce ad andare oltre la visione, cioè tu puoi capire Spalletti se hai visto molti Raffaello, molti Caravaggio, molti Michelangelo. E c'è un blu che è solo di Berlingeri, un rosso che è solo di Berlingeri, così come di altri artisti, cioè c'è la possibilità di riconoscere un artista attraverso quel modo di interpretare quel colore? Il modo di interpretare, di usare il colore, sono d'accordo con te, ma i colori sono di tutti. Tutti ne possono fare uso, come tutti fanno uso delle note musicali, che sono 7, ma si possono fare sinfonie infinite. I colori sono uguali. Anzi, ti dirò che ultimamente uno degli artisti che io ho amato di più e che amo è un anglo-indiano, Kapoor, che vive a Londra, è uno scultore immenso, di una bravura incredibile. Molte volte ha fatto un'operazione che mi ha fatto pensare, ha comprato, siccome che lui usa dei colori indescrivibili, dei pigmenti puri, ha comprato un nero che sta usando la NASA, che praticamente è infinito, non ti fa vedere la profondità, non ti fa vedere la fine. Ha comprato non solo, ne ha comprato il, come si dice, l'esclusiva sì. Non è giusto che io non posso usare quel nero se mi garba. Io ti dirò, ho fatto un quadro nero un paio d'anni fa, io uso molto questo colore, tu lo sai, che ha comprato il mio collezionista in una mostra di Cosenza. E siccome che avevo bisogno di tre nere su questo quadro, ad un certo punto avevo due neri, un nero di fumo e un nero di vite, però ne avevo bisogno di uno più profondo. Sai che ho fatto? Ho bucato la superficie, che era abbastanza voluminosa, e dentro il buco
Ho messo del pigmento puro e non era un nero diverso, ma l'ombra era più nera dei miei neri. Ho Bellissimo. ottenuto l'altro nero con l'ombra. Bellissimo, ecco, questo è la creatività all'ennesima potenza, no? Ma il farsi spazio, oserei dire, che l'artista cerca, il fatto di arrivare esattamente laddove sente di dover arrivare. Silvio Valzani, Cesare, ti chiede, ci sono dei momenti e degli orari della tua giornata dove l'estro prende il sopravvento? Ma Sì. non rispondergli come una volta risposto di Chirico una frase del genere. L'estro è che è così, boh, non lo conosco. Allora io entro al sogno alle 8:30, 9 di mattina, sto lì pronto, con le armi puntate, messo sul tavolo e aspetto, non l'estro, aspetto che un segno mi dia l'input per fare il mio viaggio, che non so se è onesto. Miró guardava le mattonelle del suo studio per terra, vedeva la macchia e partiva da quella macchia rossa. Sì, la macchia rossa gli faceva fare un viaggio, perché il segno è un susseguirsi di puntini. E tu fai questo viaggio di un colore, per cui io non aspetto il segno, aspetto una macchia, un'illuminazione, che potrebbe essere anche l'estro, perché no? Solo che io non l'ho mai visto, non lo conosco. Io so che entro come un operaio e mi metto lì e aspetto una frase, ascolto un po' di musica, vedo un'immagine di una pubblicità, qualcosa che fa scattare in me una visione. E succede sempre qualcosa in tempi ragionevoli? Ma guarda, c'è sempre qualcosa, non lo so, certe volte ti danni l'ira di Dio perché non accade nulla e dopo una giornata di lavoro dici: ma che ho fatto? Ho sbagliato tutto. Che il problema qual è? Che stai male, fisicamente male. E il pensiero logico, matematico, ma tanto, ma che te ne frega? Non ti ha visto nessuno, cancella e va. No, ti ha visto il tuo inconscio, la tua coscienza che ti morde. Sai, per gli antichi un quadro finito era l'ombra, la luce, la velatura e una mano di vernice che si chiamava testa di Moro per dare un'atmosfera all'opera. Ma quando ho finito contemporaneo, non so se è affine o meno, a me accade che mi passa il mal di stomaco. Cioè, quando mi passa il mal di stomaco, so che l'opera non va più toccata, è finita. Ma un artista dei primi del Novecento aveva fatto nella sua casa un Tazzabau, l'opera infinita, aveva bucato il tetto e faceva camminare sempre quest'opera. Era una cosa, questo nel 1920, penso tu quando dici ma abbiamo inventato. Guarda, la banana appesa al muro che ha fatto Cattaran per la Fiera di Basilea non è diversa come provocazione dalla merda di Manzoni a suo tempo negli anni 60 o come il cesso di Duchamp nel 1917. Cioè, chiaro, lì c'era un problema, un grande scandalo, no? Oggi la banana va a me. È un grande scandalo, non lo so, oggi la provocazione non c'è più, anche se l'arte moderna è nata come provocazione. Cosa pensi, ecco, di quest'opera che ha fatto tanto parlare di sé, visto che la regia ce l'ha proposta in maniera molto onesta? Cosa pensi? Un'opera che ha fatto parlare tanto di sé. È un'invenzione geniale di marketing, perché tutto il mondo in quel momento, tutti i telegiornali ne hanno parlato. Ah, bisogna togliersi il cappello, chapeau di fronte a un'idea così bestiale.
Non so se c'entra con l'arte o meno, non me ne frega niente. Come comunicazione è arrivata in maniera totale. E questo ha la sua importanza. Oggi viviamo di questo, sai, Goebbels già negli anni del nazismo diceva che la pubblicità è l'unica persuasione possibile e oggi siamo subissati di questo, no? Mentre una volta c'era la Bernardina Linetti, quello con la coppola pelata che si metteva così, oggi fa ridere. Oggi l'immagine è talmente bella della pubblicità che tu quando la vedi dici, cazzo, guarda questa merda artista. Palma Bucarelli, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, comprò un paio di scatole. Siccome che allora le pagò 500.000 lire, ci fu un'interpellanza parlamentare perché ha comprato la madre artista, un sacco di burri e un acquarello di Cézanne. È un ritratto dell'arlesiano di Van Gogh e il giardiniere. Interpellanza parlamentare perché i soldi non si possono spendere così, i soldi pubblici. Allora, la merda di Mazzoni oggi sul mercato, sulle arti, costa migliaia di euro. I Van Gogh costano 200 milioni di euro, il Cézanne uguale, il burro costerà 8-9 milioni di euro. Ecco, dimmi tu, noi abbiamo bisogno, specialmente in un periodo come questo, Piero, dopo abbiamo bisogno di uomini illuminati, di artisti, poeti, scrittori, imprenditori, capitalisti, economisti, ma che abbiano in sé una grande dose di umanesimo. Grande dose di umanesimo e quindi di umanità e coraggio. Ne vedi in giro, ne vedi abbastanza, ne vedi quanto ce ne dovrebbe essere, se sì dove e se no dove. Ma quello che mi fa paura in tutto questo è che alcuni uomini che sono arrivati ad avere posizioni invidiabili nell'economia del mondo poi scavi dentro e sono pieni di brutture e di vizi tremendi. E questo mi fa paura. E come mi faceva paura, mi fa paura la mentalità nazista, no? Hitler che arriva al potere totale non solo di una nazione, di mezzo mondo, essendo un mostro. Per cui quello che mi fa paura è che se questi, perché ho detto di umanesimo, perché ho paura dell'uomo, della parte cattiva dell'uomo, che è sempre una spanna in su. Io non so se hai visto quel film Il Diavolo, L'Avvocato del Diavolo, con alla fine, dopo che fanno tutte quelle cose spaventose, lui dice, ma questo secolo, ti domandi di chi è? Questo secolo è del male. Io non voglio essere così pessimista, non è vero, questo secolo è del male. Cioè, sono state pure San Francesco, no? Per cui non posso pensare che l'umanità sia solamente marcia. Ma io penso che certe volte il potere ti dà la testa con la sua grande arroganza e il potere ti dice cosa devi scrivere, cosa devi dipingere, cosa devi pensare e questo mi fa paura. Io mi sto divertendo, penso anche voi, ma nel senso più ampio del termine. Mi rendo conto di quanto abbiamo bisogno di sentire parlare persone che siano diverse fra di loro, che abbiano altre cifre. Penso anche che abbiamo oggi la possibilità di sentire un grande artista come Cesare Berlingeri. Non l'abbiamo avuta con Leonardo, no? Ci sono rimaste le sue opere, i suoi scritti e con tanti altri del passato. Ed è una delle ragioni per cui faccio questo lavoro, perché... ecco, sentire attraverso la voce, l'anima, in questo caso di un artista, fa davvero la differenza. Ti fa capire
che non siamo uguali, siamo tutti diversi nel senso più bello del termine, e che abbiamo bisogno di questa diversità, no Cesare? Abbiamo bisogno di questa diversità. Il diverso è ricchezza in tutti i sensi, soprattutto ricchezza culturale, mentale. Io di fronte al diverso, quello che mi fa paura oggi è l'omologazione. Zeman, che era uno dei più grandi curatori del Novecento, diceva il pericolo più grosso dell'arte non è la cattiva arte, il pericolo più grosso è l'omologazione. Quando la mia pittura non sarà uguale a quello di New York, a quello di Parigi, io non porto niente. Forse sono più bravi loro, questo non lo so, ma se io porto il mio messaggio, il mio cielo stellato piegato come un fagotto, me lo porto in giro, lo porto a New York, dove le stelle non si vedono perché è troppo illuminata la città, può darsi che la gente dice, però è diverso. E questo è un messaggio, una ricchezza. Bellissimo, davvero. Ci sono tanti messaggi anche per te. Ornella Falco, ad esempio, dice gli stimoli saranno tanti, ma uno solo serve all'artista, quello che lo coinvolge e che poi potrà coinvolgere gli altri. In linea con quello che dicevi tu, no? Perfettamente agganciato. Oppure ancora Michele Petrella che dice abbiamo bisogno di bellezza nel senso più alto e di umanità. Ancora Ornella dice molti sono solo sfrontati e non hanno il rispetto dell'arte vera, è in linea col concetto, quindi c'è il pubblico poi alla fine lo sente che cos'è arte vera e che cos'è invece pubblicità, marketing, forse sì, ma solo provocazione. Anche se guarda un'opera contemporanea, guarda, io mi ricordo 40 anni fa la Biennale di Venezia, vedo un omino piccolino, gracilino, che con un setaccio faceva a terra un grande rettangolo di polline gialla. È come se il sole fosse sceso in questo luogo, oppure in una pietra di marmo di 1 metro quadrato per 1 metro quadrato, scolpita 1 millimetro sopra gli avversati del latte. Quando il latte è diventato livellato uguale alla pietra, tu non sapevi dove era il duro e dove era il morbido, dove finiva la pietra e dove... Ecco, questi sono gli artisti che mi interessano, che possono essere pure belli ai miei occhi, perché mi danno un'altra possibilità di scoprire la materia. Riguardo alla bellezza, volevo rispondere a quel signore che ha fatto la domanda. La bellezza non è per tutti uguale, non esiste una bellezza uguale. Se un uomo di una tribù africana, che non un indios dell'Amazzonia, dovesse uscire e vedere la Cappella Sistina, non la capisci, ma se vede un mammozzo fatto dal suo stregone, si ginocchia e prega. Perché noi occidentali abbiamo questa visione. Noi abbiamo bisogno di una rappresentazione delle cose per crederci. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo messo in croce per credere a Gesù Cristo messo in croce. L'africano, il primitivo, non aveva bisogno di questo, perché per lui la piccola statuina non rappresentava Dio, era Dio. Bellissimo. C'è questa grande differenza. Bellissimo. Senti Cesare, in questo periodo
mi sono visto recapitare tanti link per dire: Piero, sei chiuso a casa, ti sto pensando, guarda questo museo, guarda, ti porto in un attimo con un messaggino a vedere il Louvre piuttosto che alcuni dei musei più belli d'Italia, fatti un giro qui, fatti un giro lì. Ecco, cosa ne pensi? Vedi anche questo cartello che la regia ci propone, no? Chiusi in tutta Italia, cinema, teatro, musei, parchi archeologici, archivi, biblioteche. Cosa ne pensi di questo tentativo di fruire dell'arte in maniera virtuale? Ma no, questa è una cosa bestiale, è contro natura, è contro natura. ti voglio spiegare perché. Intanto il cartello che mi ha fatto vedere dovrebbe darci l'idea esatta del momento pericoloso, spaventoso che stiamo vivendo. Perché non dicono chiusa la Fiat, chiusa la fabbrica tal dettagli, chiusa la Buitoni, chiusa questo. Dicono chiusi i musei, chiusi i teatri, chiusi gli archivi e biblioteche. Ti fa capire perché c'è solo questo cartello che ci fanno vedere dalla mattina alla sera. Perché questa è l'umanità. Quello che c'è scritto qui è di tutti, degli operai, di quelli che lavorano nelle fabbriche, dei baristi, perché in questa pandemia, per carità, non dobbiamo fare delle categorie, questo è meglio di quello. No, siamo tutti uguali, ma di quello ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno ancora della Divina Commedia per capire quanto è importante il pensiero dell'uomo. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di grandi quadri per capire quanto è importante la visione dell'uomo. Abbiamo bisogno pure del netturbino che spazza le strade o del barbiere che ti taglia i capelli. Non faccio categorie, abbiamo bisogno di una bellezza totale. Ecco, vedi, la regia ci sta proponendo un'ipotesi di visita virtuale, no? Cioè, bello per alcuni versi, ti muovi, vai giù, vai su. Come formazione va benissimo, Piero. Cioè, tu pigli un libro, lo apri. La cosa diversa è quando tu sei fisicamente col tuo corpo di fronte all'opera. Cosa cambia? Ecco, cosa manca qui? E descriverci le sensazioni dal tuo punto di vista, che invece si provano... Io non ti descrivo dal mio punto di vista, ma dal punto di vista umano. È come fare l'amore con un'immagine video, è come fare l'amore con una bellissima donna. Questa è potentissima, ragazzi, questa è potentissima. Guardate la bellezza anche del modo di parlare di chi ha la sensibilità d'artista. Molto potente questo esempio. Ci hai fatto toccare con mano davvero cosa vuol dire vivere l'arte. Ed è bello anche vedere, almeno a me è successo le volte che ad esempio sono venuto anche alle tue prime a vedere. Ecco, mi piaceva vedere non solo le opere ma anche le persone tra una tua opera e l'altra, e addirittura cogliere anche sfumature di sguardi diversi, modi diversi di guardare la stessa opera. Anche quello in fondo è cibo per la mente, no? Guarda, Piero, un paio di anni fa, forse erano 7 anni, 8 anni, Marina Abramovic, che è la più grande performer del mondo, fece un'operazione al Guggenheim di New York, al MoMA, non lo ricordo, in una stanza seduta con un tavolino e con un camice, e di fronte a lei andava una persona che era nel pubblico e si sedeva di fronte a lei per quanto resisteva. Eccola lì. E lì c'è stata gente che si è messa a piangere, a urlare, a darsi e andarsene piena di paura, perché era un'operazione spaventosa di cui non potevi
fuggire dagli altri occhi. Come facevi? È come vedere dentro di te. E cosa vedevi dentro di te? Nessuno lo sa, ma quella è stata un'operazione crudele, di una crudeltà umana terrificante. Tu dici, ma perché quello andava lì? Ma perché l'uomo al 99% è masochista. È masochista nel piacere. Sì. Ci va lì con piacere. Vediamo quanto male fa, vediamo quanto male fa. Bellissimo. È vero, abbiamo bisogno, ecco, in quest'ultimo passaggio di Cesare, abbiamo bisogno di sfumature, ma abbiamo bisogno anche di contrasti, del freddo e del caldo, no? Del colore più potente e anche di quello quasi che si perde, si annulla. E c'è anche questo mistero, no? Nel tuo modo di usare i colori, Cesare, o no? Nel mio modo di usare nel segno, cioè io faccio un lavoro che non è solo di colore, ma è la forma che fa se stessa. Cioè la piega è qualcosa che fa se stessa nello spazio. Non è un'addizione che io faccio sulla tela con un segno, ma è un corpo, una cosa di materia che fa se stessa. Ecco, ricordiamolo, perché molti che ci stanno seguendo oggi, ecco, ti conoscono ormai su internet, c'è tanto, anche sul nostro portale abbiamo riportato attraverso le tante interviste il tuo lavoro. Ecco, però spieghiamolo anche per il pubblico speciale di oggi, che cos'è la cifra artistica di Cesare, che sta proprio in queste pieghe che tu fai con la tela. Che cosa ricerchi nel mentre pieghi la tela? Dunque, io ti dico che della piega, come ho sempre detto, non me ne frega niente. E non me ne frega nemmeno dell'estetica che può fare la piega o meno. Io non cerco una situazione estetica. Io cerco una situazione spaziale che è diversa dall'estetica. La piega è un mondo al limite tra due mondi. È un confine tra un buio e una luce, tra una visione, tra un interiore e un esteriore. La piega fa parte di noi, perché noi siamo una piega. Noi non vediamo come siamo dentro. Quando io ti incontro non capisco nulla di quello che c'è dentro. Vedo te, il tuo colore, la tua immagine. Tu, quando vedi una mia opera, vedi il blu oltremare, che è la fine del mio pensiero. Può darsi che una piega non contenga nulla, nessun segno, ma contiene il mio pensiero, il mio tempo, che è qualcosa di invisibile, qualcosa che non si può toccare, però è qualcosa che è nata lì, è importante perché racchiude il mio tempo. Il mio tempo come spazio temporale, come spazio fisico, non come tempo epocale. Ecco, guardate questa foto di condivisione estrema, è già di per sé una coppia, anche questo gesto molto bello, no? Di tenersi insieme e davanti ad un'opera di Cesare. Queste sono le cose impossibili, no? Parlavamo poco fa che il virtuale possa fare. Ci sembrano immagini banali, scontate, ci sembrava tutto così fruibile lì a portata di mano. Invece adesso chissà cosa daremmo per un momento come questo, Cesare. Abbiamo bisogno a volte di perdere delle situazioni per capirne l'importanza. Oggi pensiamo a questa mostra perché era tanta gente vicina che ne parlava. Oggi non potrebbe più accadere, oggi come oggi, spero che accada domani. Non si può andare a vedere una mostra insieme e a discutere di quello che stiamo vedendo, perché cioè, non è possibile in questo momento. Gli ultimi anni erano già stati difficili, un po' per tutto, soprattutto per il mondo
in generale di chi opera nell'arte, nella musica, nel cinema, comunque anni un po' faticosi, difficili, attraversati da una crisi che sembrava comunque non cedere il passo. E ora dobbiamo pensare, siamo nella fase 2, dovremo pensare a quello che accadrà dopo. Cosa potrà salvare in qualche modo l'arte? In che modo potremo non solo salvarla, ma rilanciarla? Ma guarda, secondo me l'arte è credere nell'impossibile, perché l'arte non è possibile, è l'impossibile. Se tu credi a questo, ma in tutti i sensi, io non parlo solamente del mio lavoro o del lavoro degli artisti. Vedi, la qualità di un'opera di Raffaello non è solamente l'occhio di dipinto in maniera magistrale, ma l'ultimo angolino del fondo è dipinto con l'uguale intensità, e questa è la qualità in un'opera. Allora io dico che ci salveremo solo se metteremo questa qualità in tutte le cose che facciamo, nel pensiero, nell'arte, nel cinema, nel teatro, nel fare un muro, nell'imbiancare un muro, per qualsiasi cosa. Se c'è ancora della qualità che non si chiama solo profitto o marketing, forse ci salveremo. Una domanda ancora di Domenico Cafarchia, che dice: cosa pensi della potenzialità del Sud Italia e della sua gente? E perché tu sei rimasto a Sud, nella tua Calabria? Guarda, io voglio rispondere a questo signore dicendo: guarda, non ti voglio dire che mi sono pentito, ma quasi quasi. Vedi, io sono stato fregato da molte cose. Una di queste cose è che la Calabria, quando io avevo 20 anni, era in piena espansione culturale, si faceva il teatro, gli incontri cinematografici, gli incontri con i poeti, cioè diventava sempre più su. E ho collaborato con molte associazioni culturali, con l'Accademia delle Scienze Drammatiche, insomma, stava bene, funzionava tutto. Piano piano queste cose cominciano a scomparire. E mentre si stava creando, non dico un sistema, perché non può esserci un sistema dell'arte o della cultura come a Milano, come a Roma, perché lì, ragazzi, lì nel 500 Leonardo da Vinci stava a fare il Cenacolo, ma che cazzo diciamo, quando qui facevamo le rose al soffitto con la spugna, Picasso aveva fatto la Museo d'Avignon a Parigi, quindi siamo fuori dalla storia in questo senso. Però abbiamo la nostra storia, ed è quella che se la dimentichiamo o gli altri ce la fanno dimenticare, ce la cancellano, noi siamo finiti. Io mi ricordo di una poesia stupenda di Pavese, che ho letto con un ragazzo, riguardo alle radici, che diceva: un paese ci deve essere, in un paese ne abbiamo bisogno, perché la tua radice, la tua madre, la tua lingua, perché la tua ricchezza. Oggi è tutto monogato, che è stupida quella battuta di Feltri, del calabrese o del meridionale inferiore, ma oggi non esiste. Oggi esiste l'inferiore economico, sì, e qui chiaro che è quello che guadagna un meridionale all'anno non è uguale di quello di uno che guadagna al nord, questo è vero, però inferiore non significa questo. Non si può essere inferiore perché si è più, ci può essere inferiore solo nella testa, e lui intendeva nella testa, e nella testa non siamo inferiori a nessuno.
perché non c'è inferiore a nessuno. La Sicilia ha avuto uomini come Sciascia, un pittore di grandissimo valore come Guttuso, i Consagra, gli Accardi, i Pirandello. Ma che stiamo a dire? Ma sarebbe solo pensare che è bella questa poesia, grazie, io non la leggevo da 50 anni, è bellissimo. La leggiamo così la condividiamo, perché fa sempre bene rileggere versi come questi. Un paese ci vuole, non forse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Pazzesco. Pieno, vero, è di una bellezza. Resta ad aspettarti. Guarda, io non capivo quelle persone che se andavano in America, no, stavano 40 anni fuori e poi tornavano al loro paesino a chiudere la vita, come se questo richiamo della radice fosse una cosa sovrannaturale. Perché non lo so. Ci sono energie che noi non conosciamo. Volato anche questo caffè, ma ci stiamo prendendo un po' di tempo in più, lo macchiamo un attimo, ci prendiamo qualche minuto, perché credo vi stiate davvero deliziando alle parole di Cesare. Non capita tutti i giorni di poter parlare in maniera così diretta, anche se stiamo usando il virtuale, ma questa è la dimostrazione che il virtuale è uno strumento, poi è quello che ci metti dentro, e se la potenza delle parole di chi sta dall'altra parte può darci emozioni, in questo momento va bene anche così, con l'augurio che davvero molto presto possiamo ritrovare Cesare nelle sue gallerie, nel momento in cui taglia il nastro di una nuova mostra, privilegio che ho avuto il piacere più volte di provare, vi dico davvero ogni volta una grande emozione, diretta ma anche indiretta, nel cogliere anche quella delle persone che arrivavano veramente numerose ad assistere a questi veri e propri eventi. Ruggero Spadaro ti chiede: maestro, innanzitutto chapeau per la sua arte, adoro le sue opere, le chiedo se la sua ricerca si può definire un proseguimento attuale, contemporaneo del concetto spaziale di Fontana. In fondo lei va al di là della materia modellando lo spazio. Ecco, abbiamo anche interventi, devo dire, competenti di gente che si dice molto bello, è vero questo. È vero, ma molti critici mi hanno accomunato agli spazialisti. Io con gli spazialisti non ho niente a che vedere, ma con un gigante come Fontana ho molto a che vedere. Mentre il suo segno era di luce, il mio segno è fatto di ombra. Bene, Sabina dice: un caffè con gusto, oggi in modo particolare, sono felice che apprezzate. Ecco, il caffè vuole essere anche un po' imprevedibile. A proposito, Cesare, come lo sanno fare gli italiani in così tanti modi diversi, lungo, corto, stretto, zuccherato oppure no, nella tazza grande o in quella piccola, unita al latte o senza, in quanti modi gli italiani sanno fare il caffè, dice tanto degli italiani. E cos'altro, Cesare, soprattutto il tuo rapporto col caffè? Ma guarda, io sono un grande bevitore di caffè. Il caffè mi accompagna dall'adolescenza, tutti i giorni. Mi fa iniziare la mia giornata, chiamala di lavoro, di divertimento. Questo non l'ho ancora capito, se è più fatica il mio lavoro o più gioia nel farlo. Io inizio la mia giornata aspettando i miei due aiutanti, Giovanni e Antonio, offrire il caffè, andiamo a prendere il caffè insieme e lì incominciamo, non a programmare, che non mi piace la parola programmare, ma a decidere come iniziare la nostra giornata. E senza il caffè questo non è possibile, ma lo è stato a Roma, a Milano,
dappertutto il caffè mi ha sempre accompagnato. L'unica volta che il caffè mi ha fatto schifo è stato a Parigi, che non era un caffè fatto di caffè, era un caffè fatto di cicoria. Loro chiamano cicorria, che era una cosa orripilante. E lì per qualche mese non ho bevuto il caffè. Ti dirò, quando ho fatto le mie mostre a Rio de Janeiro, mi ricordo che potevo andare a Salvador a vedere il museo di Salvador. E siamo andati io al mio mercato, che era Roberto Agnellini, e all'aeroporto mi hanno detto ci prendiamo un caffè. E siamo andati al banco e abbiamo chiesto due caffè. E questi ci portano un bibitone di un quarto di caffè, anche gli fa l'amico mio che conosceva, parlava come no, fa curto, ha preso i caffè, li ha svuotati, per tre quarti ci ha dato il caffè curto. Cos'è per il mondo del caffè? Chiaramente non è per Sofia Loren, né per Edoardo, dove il caffè era la filosofia di vita e del giorno del napoletano. Napoletano non potrebbe vivere, e guarda, non a tutti i giorni. Io una sera sono stato a Napoli e verso mezzanotte io e il mio amico siamo andati in un bar dopo il concerto a prendere un caffè. Era talmente buono che me ne sono fatto fare tre. Bellissimo. Domenico Cafarchia, che è il pugliese che è intervenuto prima, che vive a Londra, beh, un po' se ne intende di caffè che non sono caffè, nel senso che gli capitano evidentemente girando il mondo. Ha detto acqua sporca, un po' come ci ha ricordato Cesare in questo passaggio di Rio de Janeiro. Voglio approfittare ancora qualche minuto perché tu ci ricordi magari qualche caffè speciale attorno a quel Cesare Berlingeri giovane, ad esempio, che orbitava attorno a quella piazza del Popolo di Roma, accanto ad altri grandi del mondo dell'arte. Ecco, c'era una cifra particolare di quegli anni, un sapore particolare in quei caffè, in quegli incontri, in quelle chiacchiere, che poi intanto si è perso, Cesare. Guarda, in via del Bovino, proprio di fronte alla galleria dove io esponevo ed ero legato, c'era un negozio, bar, emporio, vendeva anche le formiche in scatola, tutto. Ed era un'oteca di un periodo lontano. E lì andavamo a prendere il caffè, anche a mangiare qualcosa, un panino a mezzogiorno. Ed era un caffè buonissimo perché era preso insieme a Tano Festa o a Giulio Turcato, insieme ad artisti ormai nella storia, per cui si cambiavano parole e visioni. Ma uno dei caffè, i caffè sono stati sempre famosi per aver agglomerato intorno a loro artisti, scrittori, pensatori, movimenti. Ma l'ultimo grande caffè è stato quello di Rosata, Piazza del Popolo, dove è nata la scuola di Piazza del Popolo, i Tano Festa, gli Schifano, i Mabor, un sacco di artisti, di poeti, di pensatori. L'altro caffè che stava di fronte a Rosata era il caffè del Cino, dove tutte le mattine incontravo i Fellini, che io che sono piccolino di statura mi guardavo sempre con occhio strano, perché lui amava questi personaggi fuori della dimensione naturale. È vero, è vero. E io tanto che dicevo, oh, ma che sta guarda. Comunque, era questa quella Roma e questi caffè erano deliziosi. Ornello Falco dice c'era il sapore della cultura condivisa a quei tempi, cioè la cultura era condivisa. Condivisa perché da Rosario c'era seduto Goffredo Parisi, Eugenio Battisti, grande storico dell'arte. Sai, Eugenio Battisti è stato il maestro di Celante, che è morto l'altro giorno, no? Celante, il grande curatore, non l'inventore, ma quello che ha
ha definito l'arte povera o l'arte di quel momento. Bene, io non lo sapevo. Devi sapere, Piero, che Eugenio Battisti era un uomo straordinario, uno che aveva scritto i libri contrari alla cultura, quella che si vedeva nelle librerie e negli incontri, che lui si chiamava, aveva scritto un libro, L'Antirinascimento, cioè al di là del Rinascimento. Ed era una bella testa, uno che aveva inventato una rivista come Marca 3, che fu la rivista degli anni 60, dove scrivere i più grandi poeti, e Celot era un suo allievo, tanto che fu chiamato a lui per fare scrivere su Marca 3. Negli anni 70 io avevo un grande amico, un grande poeta, che era Alfredo Di Laura, un amico di cuore, e mi telefono un giorno Alfredo dicendo: Cesare, guarda che Eugenio Battista ha avuto la cattedra all'Università di Reggio. Ah, io ho meravigliato Battista. Dice, sì, verrà giù, perché non vai ad accoglierlo all'aeroporto? Così vede un amico, insomma, uno. E io dico, sì, Alfredo, vado volentieri. È vero, un signore scende, ma guarda che cazzo di tipo che il signore scende con un colbacco a giugno, è un cappotto di Astrakhan a Reggio Calabria. Dico, Eugenio, ma qui fa caldo. Ma sai, io ho imparato agli arabi, loro nel deserto si vestono con la lana per mantenere la temperatura, io sotto quest'Astrakhan mantengo sempre i 38 gradi. E vabbè, e mi è passo curioso. Poi siamo andati in una trattoria a mangiare. E quando fu l'ora della frutta, io stavo sbucciando il mele. E lui si gira e mi fa: siamo finiti. Se anche gli artisti sbucciano la frutta. Era un personaggio stranissimo, no? Però è un personaggio di un valore grandissimo, un uomo di una cultura immensa, e te ne accorgi che certe volte c'ha ragione quello che hai citato poco fa. Sì. Caffè e cultura. Caffè. Assolutamente sì, scrive, siamo alle battute finali, poi ti lascio per un saluto di chiosa, Francesco Fattore che dice: tenetevi social, tenetevi like, a me basta una giornata di sole, una tazza di caffè caldo e un buon amico. Certo, sei social come oggi, caro Francesco, e d'altra parte tu sei qui, non a caso in questo momento ci danno l'opportunità di raggiungere da una parte all'altra dell'Italia uomini con pensieri così vivi e vividi come Cesare. Ha il suo perché, magari qualcuno di voi può averlo conosciuto un po' di più oggi e prendere nota per andare a vedere al più presto una delle sue mostre e incontrare i suoi lavori. Davide Borra, il mio amico di Torino che si occupa proprio di realtà 3D, si è sentito provocare, va bene, parleremo in un caffè, Davide, te l'ho promesso, lo so che il tuo impegno sul 3D, sul virtuale è artistico e che con il 3D si possono fare tante cose straordinarie, ciò non toglie il punto di vista. Io non sono contrario al 3D, dico solo che è una cosa diversa. Bene, e quindi hai già anche questo chiarimento da parte di Cesare, ma insomma vi siete anche probabilmente incrociati al galà e ci saranno ancora occasioni tra la tua visione e la sua, vedrai che ci saranno dei punti di contatto, ne parleremo al caffè. Ringrazio un po' tutti gli amici che ci hanno scritto, che sono intervenuti, che ci hanno seguito, condividete se vi è piaciuta, perché questa è la forza dei social e del caffè. Potete scrivere: guarda oggi chi ho incontrato sui social. È una persona da conoscere, è una persona su cui dobbiamo approfondire. Andiamo a vedere ancora meglio chi è Cesare Berlingeri, cosa fa. E poi non lo so, si possono davvero fare tante cose. Io credo che anche i social sono strumenti. In questo momento ci hanno permesso di uscire da casa
anche se eravamo costretti a casa. Non è la stessa cosa, ce lo siamo detti, ma almeno abbiamo potuto reagire, condividere affetti, ritrovare uno sguardo, una voce e magari, perché no, condividerla. Appena potremo, ve l'ho già detto, questi caffè torneremo a farli, Cesare, nelle piazze, nei bar, perché no, in giro, come facevamo già prima, ma intanto almeno abbiamo resistito. La prima cosa che potrai fare, Cesare, e che farai non appena saremo nella fase 3, liberi tutti, la prima cosa che ti viene in mente che vorrai fare? Guarda, una delle cose che voglio fare è che io il 18 di marzo devo fare una mostra a Milano, ed è tutta imballata, e io non entro più nello studio perché non riesco a vedere quelle mummie, quei sarcofagi imballati. Ecco, mi auguro che questi guari si sballino e prendano la luce e che li possano vedere e condividere molti amici che vengono a trovare. Allora, appuntamento a Milano con Cesare Berlingeri, vi aggiorneremo anche qui sul nostro portale, magari per quell'occasione vi prometto un'altra intervista con Cesare per registrare magari la sua emozione dal momento in cui questi quadri potranno riuscire da quelle casse, da quegli spazi e appropriarsi di uno spazio milanese che non a caso è una città crocevia di questo nostro paese. Che ha il suo ruolo, come tanti borghi, come un po' tutto il paese, Milano continuerà a fare la sua parte, come vedete si incrocia perfettamente con un calabrese d'Occa come Cesare Berlingeri. Grazie davvero Cesare, è stato un piacere ritrovarti così, non vedo l'ora di ritrovarti e di abbracciarti, e grazie davvero. Grazie a te e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Davvero, a presto, vi ricordo la replica stasera dopo le 18. A domani per un nuovo caffè. Di nuovo, forza. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta cacciccirinella, compagno di cella ci ha dato mamma.